Il trionfalismo di Renzi sulla buona scuola sembra essersi affievolito. Chi si fa sentire negli ultimi tempi è il sottosegretario Faraone con l'attenzione agli studenti. Intanto il governo sta scrivendo il decreto applicativo della buona scuola, che dovrebbe essere pronto per fine febbraio. Si sa qualcosa di questo decreto? Non sappiamo assolutamente nulla perché nessuno, da parte del governo, né il Presidente del Consiglio, né il Sottosegretario, né il Ministro dell'Istruzione, hanno ritenuto di darci una qualche informazione, non dico chiederci qualche consiglio, ma di dare un minimo di trasparenza a ciò che annunciano ogni tanto che stanno preparando per la scuola. Quindi siamo anche noi ad attendere ansiosi. Se devo dirla tutta, noi speriamo che il governo abbia da fare altro e che si occupi della riforma elettorale, del Presidente della Repubblica e che per un po' di tempo lasciano in pace la scuola, anche perché la fantasia creativa di chi non ha specifiche competenze sulla scuola ci preoccupa moltissimo. La scuola è un meccanismo delicato, gli insegnanti hanno bisogno di poter lavorare in pace e non avere scatti di fantasia e di incompetenza. È quasi un anno che si parla di scuola. Molti osservatori, con in testa i sindacati, hanno accusato Renzi e il ministro Giannini di essere entrati nel mondo della scuola a gamba tesa, per usare un termine calcistico. I punti di propaganda sono stati essenzialmente tre: fine del precariato, carriera meritocratica dei docenti, scuola-lavoro. Beh, sono punti che per adesso sono solo propaganda. Noi speriamo che riescano a mantenere almeno la promessa di sistemare i quasi 150.000 precari delle graduatorie a esaurimento. Noi speriamo che sistemino almeno quelli che in base alla sentenza della Corte europea ne hanno diritto, cioè quelli che hanno lavorato per più di 36 mesi alla dipendenza della scuola. Ma di concreto non c'è assolutamente nulla, non c'è un piano d'assunzione, non c'è un'idea concreta né nulla assolutamente. Dopo, per il resto, hanno fatto la sparata sugli scatti di competenza. Pare che poi, a seguito anche delle risposte che hanno avuto da chi lavora nella scuola, ci hanno un momento ripensato e noi speriamo che comunque rispettino almeno il diritto dei sindacati a essere consultati su questi argomenti. Ad oggi non ci hanno ancora chiamato. Scuola lavoro, è positivo in un paese pensare di collegare la scuola al lavoro. Il problema fondamentale è che in genere in Italia in questo momento il lavoro non c'è proprio, quindi penso che debbano risolvere prima il problema del lavoro e poi pensiamo a come collegare la scuola col mondo del lavoro. Abbiamo zone della Repubblica Italiana che sono afflitte da una disoccupazione impressionante, penso soprattutto al sud del paese. Il problema principale è quello di trovare occupazione, che so, in una scuola di Palermo, di Messina, di Reggio Calabria, a quale mondo del lavoro ci colleghiamo se non c'è assolutamente nulla, se c'è il deserto in questo momento? Ultima ciliegina, l'esame di Stato, anche quello sottosopra. Cosa ne pensa la Gilda? L'esame di Stato, qui il governo ha fatto una barzelletta per risparmiare qualche soldo. All'ultimo momento, come tutti sanno, nella legge di stabilità hanno fatto sì che le commissioni saranno soltanto interne. A questo punto mi chiedo quale attendibilità e quale valore, quale serietà possa avere un esame di Stato fatto da una commissione interna anziché da una commissione almeno parzialmente esterna. Restiamo molto perplessi perché questo provvedimento non può che contribuire ad abbassare ulteriormente il livello dell'istruzione nazionale.